Vado. Mister, una gara in cui il primo tempo si è sofferto un po' il fraseggio corto dei portoghesi, una reazione italiana nei primi minuti del secondo tempo, poi quella perla che ha un po' marcato le differenze tra Italia e Portogallo. Sì, nel primo tempo onestamente abbiamo fatto molta fatica, insomma, ecco, e sappiamo che dobbiamo lavorare, insomma, la nostra è una squadra semi-nuova con molti ragazzi un po' alle prime esperienze internazionali, quindi affrontare squadre di questo livello li aiuterà sicuramente a crescere. Noi abbiamo bisogno di ampliare la rosa della nostra scelta, insomma, ecco. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosina meglio sotto il profilo almeno dell'intensità, anche della personalità. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare. Il Portogallo è sembrato un po' in difficoltà sulle seconde palle, non a caso il gol degli azzurri è arrivato con un lancio alle spalle della difesa rosso-verde. Perché non si è fatto questo meccanismo per più volte durante la gara? Noi secondo me siamo stati un po' in difficoltà nella costruzione del gioco, ci hanno pressati alti, abbiamo subito un po' di pressione, non siamo riusciti a uscire col gioco da liberare una palla e poterla calciare all'attacco della linea, insomma, difensiva. E questo ci ha un po' schiacciati all'indietro, ci siamo un po' spaventati nel primo tempo, ripeto, ci manca un po' di esperienza e la dobbiamo fare, insomma, dobbiamo concedere a sti ragazzi di poter sbagliare con una certa serenità. Ecco. Mister, lei è un uomo d'esperienza a livello federale, come vede il futuro calcistico della nazionale italiana, sia per quanto riguarda le under che la nazionale maggiore? Beh, la nazionale maggiore, partendo da quella, mi pare che abbia intrapreso una strada così della qualità, una strada della tecnica, e mi pare che sia la strada giusta. Stessa cosa stiamo facendo con le under sono sempre andate ultimamente, negli ultimi 5 anni, 6 anni, molto bene, abbiamo piazzato squadre sia nei campionati mondiali under 20, sia nelle under 19, sia nelle under 17 finaliste, siamo vice campioni d'Europa sia in 17 che in 19, quindi non ci possiamo lamentare sicuramente, ecco, speriamo che questi ragazzi possano in un futuro avere delle opportunità anche più avanti. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille.